amici, registrato. Amici del Duca, Roma Today, nel taxi del Duca, non volevano essere altrimenti di tutte le altre cose che mi hanno, delle altre reti che mi hanno filmato, ci stanno pure loro. Pure Roma Today. Così Roma potrà dire anch'io c'ero nel taxi del Duca. Esatto. Quel giorno c'ero anch'io. Scusa, passa il trucco. Mamma mia, che caldo. Fa caldo? Poi si è appena tornato dalle ferie, tra l'altro. Sì, infatti è un'agonia veramente ritornare. Però la cosa che mi dispiace è trovare Roma vuota, con poche persone da poter far divertire e cantare. E quello un po' mi rattrista. Però Roma è sempre Roma, ragazzi. Beh, assolutamente. Tutta mia la città, come diceva la canzone. Qual è la tua canzone preferita? Guarda, c'è Guglielmo Mariotto che mi chiama il Taxinatra, o il Tassinatra che dir si voglia, perché io amo tantissimo Frank Sinatra e la mia canzone preferita ovviamente è My Way. My Way? My Way, adoro My Way, bellissima canzone. Calcola che l'altra sera in vacanza mi è capitato di, sai, fanno queste feste così dove c'è sta anche quello che canta. Io ho chiesto, mi fai cantare una canzone? Gli faccio, che vuoi cantare? Fly Me to the Moon. Dice, non so, faccio mai così, però mettermi quella che canto io. Ed è stato un successone, veramente una bella. Poi omaggio a Franco Califano, grande artista, io amo tantissimo. Un grande artista proprio. E poi con tutti quanti gli altri, i Queen, Michael Jackson, Freddie Mercury, Tony Bennett, Fred Buongusto, che io adoro, Fred Buongusto, un grande. E poi Tre settimane da raccontare, che ho cantato con Emma Marrone, ci ho cantato Estate. Tre settimane con Stefano Bollani, grande artista pure lui. È piacevole. Quando ci sono le persone, artiste che si concedono, è una cosa molto carina, molto bella. Però se c'è anche la persona qualunque, la persona qualsiasi che si presta e si lascia andare, è ancora più bello. Perché ho visto anche con i turisti, ti diverti. Con i turisti tantissimo, pensa che con dei turisti ho fatto dei record assoluti, li ho fatti ballare alle 6 di mattina, Happy, la canzone che la cantavo di moda l'altro anno, queste alle 6 di mattina ballavano in taxi, è stato fighissimo. E il record di una ragazza che ho preso all'angolo di una strada, all'altro giangolo già cantava, cioè è stato... Ma che già lo sanno quando gli dicono in arrivo Duca 40 già sono no distretto. Assolutamente, però spesso e volentieri mi sono capitate delle persone che mi hanno riconosciuto ed è stato veramente veramente carino. E addirittura quella che faceva il karaoke mi ha riconosciuto, faccio, posso cantare una canzone? Ma non faccio cantare la canzone al Duca 40. Io sono ammazzato da ridere, okay. Troppo forte. Che ci cantiamo, Duca, allora? Mentre arriviamo al Gianicolo? Mentre arriviamo al Gianicolo facciamo, che ne so, che vuoi cantare? La tua preferita? Oddio, ma Way è difficile. Bella, canta un'altra canzone. Quella che ti viene meglio. Un'altra canzone che mi viene meglio, che ne so... T'avevo detto preparare una scaletta. Allora sai cosa facciamo? Califano. Califano. Visto che ti piace. Ci Franco sono. Califano. Facciamo Non è noia? No, tutto no, il resto è noia. No, l'ultimo amico va via che è bellissimo. L'ultimo Vai, amico. Mi fido. L'ultimo amico va via, domani si va a sposare, se gioca la libertà, pure lui. Pure lui, il vecchio gruppo non sta, me li so persi così, se so scordati di me, tanto amici e poi ti è. Ogni cosa se ne va, finisce il ciclo dell'età, domani chiude il bar in fondo a una via, quanta nostalgia mi viene. Si pensa a quando tutti noi se giocavamo a carte qualche bottiglia. Te saluto gioventù, te ne sei andata pure tu, adesso a me che mi rimane più. Ragazzi, c'ho la cintura, c'ho la cintura. Non male che l'hai specificato. Non ce la faccio più perché mi perseguitano. Che voce! Ti piace? Sì, molto. E calcola che oggi sto pure all'1% perché c'è sta giornata che veramente
non mi aiuta. Senza il sole di Roma. A me il sole rigenera tutti noi. Per forza. Il sole ci rigenera, il sole ci aiuta. Sei romano di Roma. Romano di Roma. Bisogna dirlo con un certo orgoglio. Assolutamente sì. Ah no, ma pure chi non è romano di Roma. Basta che vuole bene a questa città, guarda che spettacolo. Guarda che spettacolo. Che spettacolo qui, ogni volta, ecco, questo è il mio ufficio. C'è chi va a lavorare, entra dentro all'ufficio, vede la scrivania, vede i monitor. Io invece qui vado in giro per Roma e mi godo questa città ogni momento. Che è un privilegio godersi. Assolutamente Roma, sì. Condivido. Con ogni sfumatura, con ogni nota di colore, e con qualsiasi tempo, perciò col sole, con la pioggia. Con la nebbia no, perché. La nebbia ce l'abbiamo noi a Milano. Ah, la nebbia c'è da Milano e c'è da nebbia. No, qui a Roma ci abbiamo il sole, ci abbiamo questi colori. E poi parliamoci chiaro, con tutte queste piante sembra un salotto Roma. Sì, è no, stupenda. È stupenda. Io però la giro con Torino da un anno perché prima non usavo lo scooter, è spettacolare. Bello. Solo chi sta tutto il giorno in giro lo può capire. Sì, ma anche camminando piano, perché chi corre non si accorge di quello che c'è intorno, capito? Sì. Invece andando piano uno assapora. Ci mettiamo qui. Ci abbiamo pure il parcheggio. Che facciamo? Facciamo, scendiamo? Scendiamo, dai. Andiamo. Grande. Mamma mia che caldo. Che poi senza sole ci si sta scuogliando di più da stamattina, pare un sì, perché è umido. Esatto,